Siamo al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, una struttura d'eccellenza italiana dove nel 2010 è nata un'unità operativa multidisciplinare che tratta le complicanze del diabete a livello di arti inferiori. Professore, qual è la valutazione su un paziente diabetico per capire se ci possono essere delle complicanze agli arti inferiori? Beh, innanzitutto è importante dire che non tutti i pazienti diabetici presentano lo stesso rischio di sviluppare complicanze, quindi è importante che nell'ambito dell'assistenza, nel follow-up, il paziente venga periodicamente sottoposto ad uno screening, che è uno screening molto semplice, uno screening clinico. Se dovesse dirci alcune delle caratteristiche principali. Ma il piede del soggetto diabetico a rischio tende a diventare cavo, un piede insensibile, e sviluppa delle aree di ipercarico che sono caratterizzate dall'iperkeratosi o dal callo. E quando si rende necessario l'intervento chirurgico? Noi possiamo prevedere un intervento chirurgico preventivo che permette quindi di ridurre il rischio di sviluppare l'ulcerazione. C'è poi tutto il grande ambito della chirurgia curativa, quando il paziente presenta un'ulcera al piede che non guarisce o quando quest'ulcera si infetta. Quali sono le caratteristiche dell'intervento chirurgico? Ma noi tendiamo a spostare l'ambito della chirurgia sempre più verso la ricostruzione e il salvataggio rispetto ai trattamenti demolitivi. Abbiamo tessuti ingegnerizzati, abbiamo la possibilità di ricostruire quello che è stato bonificato dalle infezioni, quindi tessuti ossei e tessuti molli che sono stati sottoposti al cosiddetto debridement per bloccare la progressione dell'infezione. E abbiamo la possibilità di stabilizzare le sedi chirurgiche con dei fissatori esterni circolari che abbiamo mutuato dall'esperienza ortopedica. Spesso il piede viene salvato. Ma le percentuali di salvataggio sfiorano il 90-95% nella nostra casistica. Credo che la differenza la faccia l'esperienza, l'organizzazione, la volontà di essere sempre a fianco al paziente in questa battaglia.